Inverno Rosso, un libro di Luca Rinanelli, ambientato a Torino, e un giallo, di cosa parla? Allora, parla di una strage programmata scientificamente, un mestierante, quindi un sicario, viene assoldato per ammazzare un discreto numero di senza fissa dimora di Torino. Mi rendo conto che non ha particolarmente senso, perché uno dovrebbe ammazzare dei senza fissa dimora, non hanno più niente da dire, non hanno casini economici con nessuno, e succede questo. Il protagonista, che si chiama Werner ed è un ex agente della Stasi e poi del KGB, è un tedesco dell'Est, quindi attualmente non ha una cittadinanza, perché alla scomparsa del suo paese non diventa cittadino della Repubblica Federale, non diventa italiano, una sorta di apolide nascosto. Si occupa di questa strage, cerca di capire cosa sta succedendo. È stato barbone anche lui. Tra questi primi dieci morti ammazzati c'è un suo caro amico, che è un barbone storico di Torino, che gli ha un po' insegnato la vita di strada. Decide di capire cosa succede. Ecco, in qualche modo in questo libro racconti anche il cambiamento di Torino, no? Sì, Torino è una città che è passata da città fabbrica, quindi basata sull'economia della Fiat, di tutte le aziende dell'indotto, quindi quasi tutti i torinesi avevano comunque un familiare impiegato o nella Fiat o in un'azienda collegata alla Fiat. Dagli anni 70 a oggi è cambiato praticamente tutto. La crisi economica, che a livello internazionale finanziario è iniziata nel 2009, secondo me a Torino è iniziata prima dal punto di vista industriale. Cioè, già a metà anni 90 si capiva che comunque l'economia industriale sarebbe stata dismessa o comunque non portava più lavoro. E io ho pensato che nessuno meglio di un ex agente della Germania Est, quindi uscito da una sconfitta epocale, depresso, incapace almeno all'inizio di riadattarsi, potesse spiegare coi suoi occhi quanto costa in fatica, in fastidio, dolore, anche morte, riadattarsi a un mondo che non c'è più. Torino ha dovuto fare degli sforzi impressionanti, sia dal punto di vista dei cittadini che delle amministrazioni comunali, comunque qualunque cosa si pensi di esse. Lui mi è sembrato la persona adatta per spiegare la fatica del cambiamento e come si fa a cercare di sopravvivere in un mondo diverso. Siamo in piazza CLN, è un luogo importante anche nella narrazione del libro. Ci sono diversi luoghi importanti in questo libro di Torino. Sì, è un libro che credo renda personaggi viventi anche i luoghi e certe architetture. Io per esempio ho fatto risiedere il sicario cattivo, cioè colui che in cambio di soldi non si fa tante domande e comincia ad ammazzare questi senza fissa dimora. L'ho fatto risiedere lì nel vecchio albergo nazionale, che ora è chiuso, perché un tempo durante l'occupazione nazista era la sede della Gestapo, quindi ho pensato che non ci fosse il luogo migliore per dare una residenza all'assassino. La base dei committenti invece è la Torre Littoria, quindi non so, io ho visto, siccome trovo molto pesante l'architettura razionalista, la trovo anche bella nella sua pesantezza, cioè comunque comunica qualcosa ancora oggi, ho pensato che i cattivi dovessero risiedere in questo tipo di luoghi, in un'architettura che li descrivesse così, comunque rigidi, pesanti, imponenti in un certo senso. Ecco, chiudiamo con un appuntamento, perché tu sei anche uno dei 12 scrittori del collettivo di Torinoir e c'è una novità, no? Che uscirà proprio in questi giorni. Sì, c'è una novità che attende tutti il 13 di questo mese. Ci sarà una sorpresa gratuita per tutti, non dico che cos'è, come dicono i fighi, stay tuned. su Facebook, Twitter, insomma tutte le varie piattaforme, perché ci sarà la possibilità di avere per il nostro secondo compleanno, sono 2 anni che Torinoir ha preso vita, ci sarà la possibilità di ottenere un bel regalo. Ecco.
Quindi diamo l'appuntamento, il doppio appuntamento ai nostri utenti, agli utenti di Tempesta di Cervella, di Cervelli, sia con il tuo libro Inverno Rosso. Dove lo possono trovare? Lo possono trovare in tutte le librerie di Torino, ma anche fuori, a una buona distribuzione. Ove non si trovasse, perché è un libro che comunque ha già 2 anni ed è l'aprile 14, si può ordinare ed è ancora perfettamente reperibile. Il secondo appuntamento a questo punto è con Torino Noir. Andate sulla pagina Facebook del collettivo, sul sito internet, dove volete, e potete vedere poi quelli che sono i rimandi, no? Per questa grossa vita. Esatto, ci saranno tutti i link necessari per fare quanto si deve per ottenere il regalo, insomma.